Ma buongiorno amici, oggi siamo a Tortoreto, facciamo la prova, speriamo questa volta reale, della GoPro 9. Se poi volete sapere perché questa è la prova reale, questo aggettivo reale, perché dopo la fine del video vi linko i disastri della prima prova, del primo tentativo di prova di questa GoPro, andateveli a vedere e ridete. Dicevo, siamo alla costa del Monte, a Tortoreto, un piccolo bike park costruito qui, simpatico, per provare questa GoPro. Modalità 1440 50 fps, obiettivo ampio, HyperSmooth 3.0, quindi boost, che poi è la modalità che credo userò più di tutto, perché era anche la modalità che usavo con la vecchia GoPro. Perché alla fine i video 4K non è che recuperano così tanto, soprattutto di queste in bike park, in MTB. Comunque processare poi in post-produzione video in 4K, insomma, ha un suo perché. Pesantezza dei file, pesantezza di elaborazione, CPU a tavoletta, per cui anche lì le problematiche ci sono. E inoltre questa modalità 1440 1080, come vi dicevo, mi permette di compensare in altezza momenti, soprattutto adesso senza gimbal, momenti in discesa dove il mio corpo sta più verso il telaio, verso il manubrio, e momenti pianeggianti dove invece il mio corpo è un po' più orizzontale, per cui la telecamera guarda un po' più verso l'alto. Quindi avendo quel numero di pixel in più, da quell'altezza in più da poter tagliare in alto e in basso, mi permette di compensare. Ok, abbiamo appena fatto la prima parte, romantica, e adesso ci facciamo il boschetto. Così vediamo anche le variazioni di luce, anche perché oggi è un po' nuvoloso, anche qualche gocciolina di pioggia, per cui le condizioni video, soprattutto in questa parte coperta, non sono il top, però anche questo fa parte del gioco. Vediamo qui, perché qui veramente c'è un cambio di luminosità. Vedremo come stabilizza tutto ciò la GoPro 9. GoPro 9.
fermiamo nell'ultima parte. Qua giù c'è un ponticello, una pedana rotta, per cui ci dovremo fermare e scendere assolutamente. Anche qui molto buio qui, quindi qui grande problematica proprio mentre questa GoPro che ha il display da un terzo di pollice. Qui ci dobbiamo fermare. Ah no, l'hanno aggiustata. Almeno ottimo. Come dicevo, la GoPro che c'ha il display, comunque il sensore da un terzo di pollice, ci hanno messo tutti questi pixel per cercare di fare questo hyper smooth super potentissimo. Però la fisica, dove prendi da una parte ti si mangia da un'altra. Tanti pixel, piccolo sensore, luminosità, problematiche nelle zone poco luminose, è normale. Pezzettino ce l'hanno lasciato per fortuna in pump track. Fortuna, ringraziamo il contadino che ci ha lasciato questo pezzo. È fatta. Ecco. Ed è finita la costa del monte in GoPro 9.